Mister, buongiorno. Il secondo tempo di Legnago cosa ha lasciato? Ma non ha detto niente di nuovo, cioè che ha confermato che le partite sono molto difficili da giocare, che bisogna avere molta consapevolezza e umiltà di questo, che è la cosa più importante, il processo per arrivare al risultato. Primo posto con 6 punti di vantaggio, è sempre dell'avviso che la classifica non va guardata più di tanto. Sì, sono d'accordo perché, come ripeto, no? Un po' quello che ho detto prima, bisogna concentrarsi sul processo, su quello che deve essere il percorso di crescita, di identità tattica, di un sentimento e quindi il risultato e la classifica deve essere una conseguenza. E a proposito di step by step, domenica a Seregno, che partita sarà? Che partita si immagina? Ma probabilmente la più difficile di queste tre di trasferta sarà la terza trasferta di fila e quindi sicuramente uno sforzo importante. È quella per natura più imprevedibile e oltre andiamo a giocare contro un avversario che ha una identità ben precisa e molto difficile da affrontare. Mancheranno Zaro in difesa e Tait e Gatto a centrocampo. Questo cosa comporterà? Ma è un dato di fatto, sono tre risorse importanti, sono probabilmente giocatori che hanno passato più minuti in campo fino a questo punto, ma un team vincente deve sapere anche sopperire a questi momenti, assorbire l'assenza di individui e deve concentrarsi su quello che è un'identità forte, tattica e di consapevolezza per sopperire a delle mancanze individuali. Voltan è tornato in gruppo, quali sono le sue condizioni? Voltando sta bene, ha fatto una settimana di allenamenti, sicuramente si presenta in maniera migliore, è un giocatore importante per noi, gli manca solo la partita che piano piano acquisirà. Poluzzi, la difesa, la squadra hanno subito il secondo gol in 13 gare, dopo più di 1000 minuti tra l'altro di imbattibilità. Qual è il suo pensiero? Ma penso che Giacomo è un leader, la difesa è composta da giocatori molto forti, ma sono soprattutto ragazzi intelligenti, consapevoli che è il lavoro di squadra quello che conta e quello che esalta le qualità dei singoli giocatori. Il percorso di crescita è costante, ci chiedono a che punto è. Ma è un punto naturale dopo 13 giornate, cioè dopo 3 mesi di lavoro. Penso che c'è ancora tanto lavoro da fare, dobbiamo essere bravi a fare la differenza nel quotidiano, quello deve essere la chiave del nostro processo.